L'Arma dei Carabinieri di Pesaro Urbino sceglie l'inedita location del Parco Miralfiore per celebrare il suo 210° anniversario di fondazione. Una solenne ricorrenza che ha radunato nell'anfiteatro del parco il corpo dell'Arma alla presenza delle principali istituzioni civili, militari ed ecclesiastiche della provincia. Il tutto accompagnato dai pensieri sulla legalità portati dagli alunni delle scuole Manzi e Gaudiano di Pesaro e dai bambini della scuola materna Quadrifoglio di Fano. Sì, abbiamo scelto questa location, il Parco Miralfiore, per dare un segno del fatto che questo posto è un posto che è sempre, diciamo, pubblicizzato molto male e quindi abbiamo l'occasione per, invece, molto bello, merita di essere sfruttato e di essere utilizzato, di essere vissuto dalla cittadinanza. Come da tradizione, la festa è stata anche l'occasione per riflettere su un anno di attività sul territorio che si mantiene per lo più standardizzata per quel che riguarda l'attività repressiva. Logicamente ci sono alcuni momenti in cui episodi particolari hanno magari maggiore attenzione e minore attenzione, però devo dire che, diciamo così, le aggressioni che ci sono state magari negli anni scorsi, gli interventi anche nelle scuole ce ne sono stati molti meno quest'anno, anche interventi, diciamo così, per persone, esagitate per strada, quest'anno ancora, diciamo così, il caldo forse ci ha aiutato per evitare che fossero un numero maggiore. Logicamente nella norma, ed è quella, come ho detto anche nel discorso, l'importanza, l'impegno nostro maggiore è quello per gli anziani, che ci sono sempre, quelle purtroppo non verranno mai attaccate abbastanza, perché comunque continuano e continuano. Logicamente non è un'emergenza, però ogni singolo episodio deve essere analizzato ed è sempre più difficile, perché sono sempre più attenti chi sono gli autori di questi reati. Al tempo stesso anche gli interventi nostri per quelli che sono atti persecutori, diciamo, come è stato il primo premio, diciamo, riconosciuto a chi ha fatto le indagini, a chi ha svolto le indagini per l'omicidio di Anastasia di 2 anni fa di Fano. È significativo del nostro impegno. Logicamente, fortunatamente, non ci sono episodi, diciamo così, tutti i giorni di questa gravità, però vi assicuro che tutti i giorni facciamo interventi per dissidi familiari, per atti persecutori, per maltrattamenti in famiglia, a qualsiasi ora, a qualsiasi momento. Non ci sono proprio neanche differenze di livello sociale delle famiglie. È purtroppo una piaga sociale che riguarda un bel numero di famiglie, e questo è l'impegno nostro, come insieme a tutte le altre forze di polizia. Sul contrasto alla criminalità organizzata, il colonnello Cirtoli non evidenzia emergenze. Le segnalazioni ci pervengono, poi facciamo i controlli, non ci sono situazioni emergenziali in atto, però la cosa importante, il messaggio che deve passare, è che non ci deve essere nessuna paura, e non c'è al momento, non risulta nessuna paura a denunciare eventuali episodi. Quelli che sono veramente, diciamo così, minimali, ma non fanno neanche, diciamo così, riferimento a criminalità di alto livello, ma è proprio una questione proprio localissima, assolutamente localissima. La cerimonia è stata poi accompagnata dal conferimento degli encomi semplici a quei militari particolarmente distintisi in attività di servizio. Premiati i carabinieri Giuseppe Beltempo, Mario Facciolla, Gerardo Forcina, Daniele Petese, Luigi Guarino, Gianluca Silvestri, Claudio Viziello, Gianfranco Del Prete, Emanuele Saraino, Cesario Endino, Davide Rossini, Vittorio Minervino, Pierpaolo Forastieri, Andrea Bruni, Francesco Paolo D'Agostino, Pietro De Donno, Antonio Sant'Angelo, Francesco Carmine Rubino, Antonio D'Argenio, Claudio Manuguerra, Antonello Pannaccio, Adriano Camperchioli, Mario Orlando, Francesco Vergori e Nicola De Giglio. Che tutti i giorni facciamo degli interventi particolari, difficili. Logicamente non possiamo premiare tutti, però è l'occasione che simboleggia, diciamo, l'impegno nostro e l'impegno dei miei militari, e quindi è giusto, diciamo così, alcuni di loro, più significativi di altri, dare il giusto riconoscimento.